sta seguendo il dibattito politico sulla formazione del nuovo governo, con particolare attenzione al programma sulla scuola. Abbiamo in linea da Roma il professor Giorgio Israel, docente all'Università Sapienza di Roma. Buongiorno professore, abbiamo letto nel suo blog l'articolo dal titolo Promemoria per il futuro ministro dell'istruzione, nel quale afferma che occorre iniziare una lotta senza quartiere alla burocrazia. Addirittura lei scrive che in Italia esiste l'incontenibile tendenza a creare strutture burocratiche di stile sovietico. Cosa intende? Ma credo che è sotto gli occhi di tutti, cioè il Ministero non si limita a fare quella che dovrebbe essere, cioè una funzione di servizio nei confronti del sistema dell'istruzione e delle scuole, perché questo dovrebbe fare. Il Ministero è un organismo amministrativo che dovrebbe seguire delle direttive impresse dalla politica, cioè dal Ministro, e funzionare, applicarle e funzionare al servizio delle scuole. Invece il Ministero è un organismo dirigistico che capillarmente vuole intervenire su tutto, che invia centinaia e centinaia di circolari, di prescrizioni, che vuole intervenire persino sulle modalità dell'insegnamento. E questo è qualcosa di francamente intollerabile, cioè è una cosa che è tipica dello stile di un paese totalitario in cui lo Stato interviene in modo pervasivo su tutto. Per quanto riguarda la valutazione, lei sostiene che il sistema di valutazione va ripensato in modo equilibrato. Come? È sotto gli occhi di tutti che in questi giorni si sta iniziando nelle terze medie a prepararsi al test Invalsi. Ho citato casi, ma che non considero estremi, ma casi frequenti in cui è stato chiesto agli studenti di scaricare dalla rete i test Invalsi degli ultimi 4 anni, sono un centinaio di pagine per l'italiano, un centinaio per la matematica, perché d'ora in poi si studierà su quelli. Questo è inammissibile, cioè il teaching to the test, cioè l'insegnamento in funzione dei test sta cominciando a soppiantare la didattica ordinaria, e io dirò anche con molta franchezza che coloro che si adeguano di più a questo sono i peggiori insegnanti, cioè quelli che anziché fare il lavoro di classe più duro, che significa per l'italiano leggere un testo di letteratura, commentarlo, discuterne con gli studenti, cioè fare un complesso lavoro di classe, preferiscono, oppure per la matematica, spiegare un teorema, un concetto matematico sottile, verificare con gli studenti che l'abbiano capito, vanno là e scaricano questi test e verificano, addestrano gli studenti a superarlo. È una cosa pessima. L'Invalsi dovrebbe fare un passo indietro. Il nuovo presidente ha ricordato una frase dell'ex presidente Cipollone che diceva l'Invalsi non deve valutare ma misurare, e deve fermarsi sulla soglia delle scuole. L'Invalsi è entrato pesantemente dentro le scuole, questo deve fare un passo indietro. L'Invalsi deve avere la funzione di cercare di analizzare le prestazioni del sistema complessivo dell'istruzione e inoltre favorire la ricerca didattica e pedagogica, questo deve fare. Lei ha ragione, ma il test Invalsi è una delle prove scritte dell'esame di terza media e vale per la valutazione finale. Sì, ma qui c'è un errore concettuale fondamentale. Il test Invalsi dovrebbe essere una verifica degli apprendimenti della didattica ordinaria, non deve sostituirsi la preparazione dei test alla didattica ordinaria. Io non critico gli insegnanti, perché io li capisco benissimo. Se fossi un insegnante forse anche io mi metterei a fare questo, perché di fronte alla prospettiva che i miei allievi superino male i test e quindi abbiano un voto cattivo, è chiaro che probabilmente anche io farei questa cosa. Però vorrei che fosse chiaro che questo è veramente perverso, perché il test dovrebbe verificare se lo studente ha appreso la matematica, che fa parte delle indicazioni nazionali, programmi, come le volete chiamare, ma non essere autoreferenziale, cioè sostituire all'insegnamento della matematica ordinaria o della letteratura italiana
l'addestramento a superare i test invalsi. È qui la perversione. Io non ne faccio una colpa agli insegnanti, però devo dire che ci sono insegnanti e insegnanti, ci sono coloro che con moderazione addestrano un po' gli studenti e altri che si mettono semplicemente a pigramente a passare giornate a fare questi addestramenti. In questi giorni si parla di nuovi ritocchi ai cicli e ai percorsi scolastici. Nell'articolo lei ci ricorda che l'istruzione non addestra soltanto, ma forma persone qualificate e autonome. Esattamente. Cioè, io credo che quello che è veramente triste di tutta questa faccenda è che si discute sempre senza guardare ai contenuti. Allora, adesso è diventato un problema quello di far uscire i ragazzi un anno prima. Perché? Perché chissà, così avremo più forza lavoro. Il problema è vedere che forza lavoro. Ora, accorciare di un anno si può fare. Cerchiamo di essere ragionevoli, perché qui in Italia non facciamo altro che fare sperimentazioni una dopo l'altra che poi si rivelano fallimentari e intanto abbiamo stressato il sistema oltre misura. Se l'idea è quella di accorciare il liceo a 4 anni, per giunta penalizzando i licei classici, in particolare tagliando la filosofia, questa è un'idea perversa, da combattere a tutti i costi. Perché se è vero che noi abbiamo bisogno di potenziare altri istituti, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, che sono due cose diverse, e va benissimo, questo non vuol dire che dobbiamo distruggere i licei classici. Lo so bene che in altri paesi europei hanno accorciato i licei a 4 anni, però ci si informi, in Germania si stanno pentendo e in alcuni Länder hanno dato la libertà ai licei di tornare indietro a 5 anni e molti lo stanno facendo. Quindi attenzione prima di distruggere un sistema che tutto sommato è di qualità. Vogliamo pensare, no, ecco, altra cosa, non cominciamo a pensare a queste idee sballate tipo saldare la primaria con il primo anno delle medie oppure fondere il terzo anno delle medie con l'inizio dei licei, tutte cose che non possono essere discusse così senza ripensare completamente i contenuti dell'insegnamento. Piuttosto, se proprio si vuol fare qualcosa, si pensi a generalizzare le scuole dell'infanzia a tutti e quindi a ripensare il settennio scuole dell'infanzia e primarie, magari accorciandola a 6 anni. Questo è ragionevole perché oggi, va detto, questi 5 anni delle primarie sono un autentico spreco perché si fa molto poco ed è un parcheggio, cioè non sono le medie il vero problema. Il vero problema è che non si fa quasi più niente alle primarie. Ma lei è in controtendenza perché molti pensano che sia la scuola media il punto debole della scuola italiana. Ma certo che la penso, io la penso in controtendenza rispetto a delle statistiche formalistiche che non guardano ai contenuti, cioè l'esperienza mostra il contrario, cioè uno pensa che cosa fanno ormai, ma guardi le nuove indicazioni nazionali per le primarie cosa sono, cioè è sconcertante, è sempre di più quella che abbiamo chiamato la didattica della paura, cioè fare poco, e questo è il vero problema che abbiamo di fronte. Quindi, secondo me, la verità è che io sono anche sconcertato nel dibattito che si sta facendo in questi giorni su chi può essere il nuovo ministro, eccetera, da paletti che vengono messi: non vogliamo un intellettuale, non vogliamo un professore, non vogliamo questo, non vogliamo, vogliamo un tecnico. Beh, allora, se la mettiamo in questi termini, e cioè invece di pensare a riqualificare i contenuti, pensiamo soltanto a mettere un tecnico, non ci lamentiamo perché il sistema di istruzione italiana è sull'orlo del burrone, vuol dire facciamo un altro passo e caschiamo giù e non se ne parla più. Grazie professore e un saluto da Gilda TV. Arrivederci. Grazie a lei.